video che vedrete dopo questo mio breve intervento mi è stato consegnato dal dottor Enzo Bongiovanni, che è stato uno degli storico e ricercatore che ha collaborato tanti anni con mio padre nell'associazione Trireme, volta appunto all'approfondimento della storia dell'archeologia di Siracusa e della Sicilia antica, a cui ricordo parteciparono anche personaggi come il grande archeologo polacco, il professore Mirisola e tanti altri che avevano a cuore, insomma, la nostra storia patria e per così dire, l'approfondimento di alcuni argomenti che sicuramente sono assai meritevoli di interesse. In questo video mio padre ricostruisce appunto alcune vicende storiche relative alla guerra del Peloponneso e in particolar modo alle vicende siciliane. Tutte cose che poi mio padre nei suoi volumi dall'Olimpeion all'Assinaro, questi quattro volumi insomma, che sono usciti nel corso per così dire degli anni 90 e poi agli inizi insomma, del nostro secolo, all'interno anche dell'ISSU, della Società di Storia Patria, della Trieste, insomma, tutta una serie di associazioni che nel corso del tempo hanno voluto supportare questo cambio di passo che vi fu negli studi storici di Siracusa. Cioè, mio padre in questi quattro volumi, diciamo, ha ricostruito le cose che nel video poi vedrete, ascolterete in maniera, per così dire, più sintetica, insomma, più stringata. Anche se credo trascorse un'intera giornata. Questo video naturalmente è una delle testimonianze, delle poche testimonianze video, no? Perché non, purtroppo tante conferenze e tante cose di mio padre e anche di altri illustri storici e ricercatori siracusani si sono perse, no? Le testimonianze, quelle televisive e video. Quindi questo è un elemento prezioso di ricordo anche per noi, ovviamente, oltre che storico e scientifico, anche umano, no? Perché rivedremo, insomma, per così dire, mio padre, e questo credo faccia piacere ai tanti suoi amici, anche quelli con cui negli ultimi anni lui collaborò, perché lui negli ultimi anni della sua vita, fino alla fine, è stato presidente della Società Siracusana di Storia Patria e si è dedicato quindi ulteriormente, non solo, devo dire, alla storia antica, anche a quella contemporanea e moderna, insomma, ha avuto questo, dopo aver impiegato moltissimi anni nel neogreco, nelle traduzioni di Rizzos, l'Elena, la Fedra, la Iace, la Crisotemi, cioè tutta la serie di quarta dimensione, quindi questo lavoro di traduzione dal neogreco dei poeti appunto greci contemporanei e poi tutta un'altra serie di traduzioni per il teatro, no? Che furono interpretati anche da attori importanti, come Rosa di Lucia o Massimo Popolizio. Mio padre, in una fase di ulteriore maturità, lui andò in pensione nel 1998, dopo aver insegnato dal 64 al 98. In particolar modo, naturalmente, non solo, ma soprattutto al liceo classico di Siracusa, latino e greco, si dedicò con questa passione della maturità agli studi storici, con risultati, devo dire, straordinari che mi vengono attestati da tutte le migliori università, devo dire, del mondo che si sono poi rivolte a lui, dati i suoi lavori estremamente approfonditi di carattere storico. Io vedete qua c'ho in mano uno di questi volumi che poi il nostro regista ci inquadrerà meglio dopo e sarà all'interno insomma del nostro video. Che dire, io non voglio togliervi altro tempo, spero di essere stato per così dire sintetico nel raccontarvi. Ancora diciamo un mio ringraziamento a Enzo Bongiovanni per aver conservato questa fetta di memoria, che è importante per la famiglia, è importante per i suoi amici, per la Società di Storia Patria, ma direi anche è importante per la città di Siracusa, una città che deve, a mio modo di vedere, coltivare assolutamente la sua memoria storica, perché è una delle grandi ricchezze inesplorate che possono farci pensare magari a un futuro un po' meno inquieto di quello che si prospetta. Grazie a tutti e buona visione.
dopo la conclusione dei fatti dell'Epipole del 30 luglio 413 a.C., nel corso dei quali Demostene non era riuscito a sfondare il dispositivo militare siracusano e si era reso conto dell'impossibilità di proseguire l'assedio, le vicende della spedizione ateniese contro Siracusa prendono un ritmo incalzante che nel corso di pochi giorni porterà l'esercito ateniese alla disfatta al fiume Assinaro. Infatti, fra il 30 di luglio e il 20-25 agosto, gli ateniesi avrebbero avuto il tempo di abbandonare la zona delle operazioni, salvando in questo modo l'armata. Tuttavia, l'indecisione di Nicia fece perdere loro del tempo prezioso. Così, quando tra il 20 e il 25 agosto Gilippo poté rientrare a Siracusa dal suo tour in Sicilia per arruolare soldati, la situazione per gli ateniesi si rese effettivamente grave. Era il momento di partire. Si è al 27 di agosto del 413, Nicia ha dato già l'ordine per la partenza, ma improvvisamente un'eclisse di luna, verificatosi proprio nella notte tra il 27 e il 28 di agosto, terrorizzò gli ateniesi. L'eclissi si verificò nella zona di Siracusa e di Catania pochi minuti prima delle 22. In realtà era iniziato alle 19, alle 22 vi era stato l'eclissi totale, alle ore 3:30 circa si era entrati nella fase finale. L'eclissi, come dicevo, terrorizzò gli ateniesi, i soldati, ma ancor di più terrorizzò Nicia, che era un individuo molto superstizioso. E questo ingenerò un tale terrore che la partenza venne rinviata. Fu un altro errore fatale degli ateniesi, errore che permise ai siracusani di organizzarsi e di pianificare le due battaglie navali con le quali avrebbero distrutto la flotta ateniese nel porto grande di Siracusa. Già forse il primo settembre del 413 a.C. sempre, i siracusani tentarono un affondo contro le fortificazioni ateniesi che si stendevano tra quella che oggi è il bivio per Floridia e la zona dei mercati generali e che include i canali della Regina e il canale Pismotta. Fu evidentemente solo un attacco accennato, mentre l'attacco per mare in grande stile fu sferrato il giorno dopo, cioè il 2 di settembre. I siracusani presero il largo dagli arsenali nel Porto Grande, che si trovavano all'incirca dove si trova oggi il molo Sant'Antonio, con circa 76 navi. Diodoro ci dà il numero di 74, ma la differenza è assolutamente modesta. A loro volta gli ateniesi affrontarono i siracusani con 86 navi che suddivisero in tre squadre, probabilmente di forza più o meno uguale, meno di 30 navi per squadra, e con un complesso totale di soldati che sfiorava i 17.000 uomini. E che se consideriamo le truppe imbarcate, le truppe combattenti imbarcate sulle navi, sulle tolde delle navi, potevano raggiungere i 20.000 uomini. Lo schieramento di battaglia che si delineò nel porto vedeva gli ateniesi uscire dal Dascon e quindi procedere in direzione nord-est, e invece i siracusani uscire dall'arsenale e procedere in direzione grosso modo sud-ovest. Lo schieramento di battaglia fu il seguente. Eurimedonte comandava l'ala destra degli ateniesi. Gli si opponeva per i siracusani
Agatarco, quindi, alla sua ala sinistra. L'ala sinistra ateniese fu assegnata ad Eutidemo, contro il quale si schierò il siracusano Sicano. Menandro comandava il centro ateniese, il corinzio Pitene comandava quello siracusano. La linea di battaglia finì per orientarsi grosso modo sull'asse nord-nord-est, sud-sud-ovest. Le condizioni tattiche della battaglia erano favorevoli certamente ai siracusani e sfavorevoli per gli ateniesi, perché la battaglia si svolgeva in uno specchio d'acqua di modeste dimensioni, in cui la manovra per linee esterne e avvolgente delle navi ateniesi era penalizzata e invece veniva favorito la potenza dello scontro frontale, nel quale i siracusani avevano netta superiorità sulle triremi ateniesi. Tanto è vero che le triremi siracusane erano con le prue rinforzate, mentre la trireme ateniese, che doveva sviluppare notevole velocità, aveva la prua vuota, molto leggera, ma ovviamente anche molto fragile. Le due flotte si muovono all'incirca per 700-800 metri, penso 900 metri o anche un chilometro, in direzione una dell'altra, prima in posizione frontale. Ora, noi non sappiamo effettivamente l'articolazione delle squadre e delle divisioni, cioè dire, non sappiamo come il centro e le ali dei due schieramenti poi si articolassero in divisioni più piccole. Purtroppo la descrizione di Tucidide sotto questo profilo è insufficiente, ma comunque nella fase di avvicinamento certamente le flotte si tennero compatte, il centro e le ali tendevano a chiudere la distanza per non rimanere isolate ed essere soggette all'avvolgimento da parte della flotta avversaria. Le due flotte erano attrezzate proprio per due fini tattici completamente diversi. Gli ateniesi pianificarono le operazioni nelle seguenti fasi. Primo, manovre in velocità per avvolgere le squadre nemiche. Secondo, aggiramento e distruzione delle navi nemiche. Terzo, manovra di sgangiamento e uscita in mare aperto. La morfologia delle triremi, come ho già accennato, era quella classica: navi sfilate, con prore leggere e vuote, veloci e manovrabili, adatte appunto all'attacco avvolgente e a quella manovra che in greco viene chiamata diekplus, cioè dire il passaggio veloce fra una trireme e l'altra, in modo da frantumare le file dei remi delle navi avversarie e renderle praticamente non manovrabili e boccone prediletto per le veloci triremi ateniesi. I siracusani invece seguirono un piano tattico completamente diverso: attaccare frontalmente con le squadre in ordine chiuso, in uno spazio ristretto, lo schieramento ateniese, sfondare le linee ateniesi utilizzando il maggior peso e la maggior forza cinetica delle triremi siracusane, fornite di un potente rostro, impedire che anche una parte delle triremi ateniese riuscisse a raggiungere il mare, oltre l'imboccatura del porto, distruggere quindi le navi ateniesi, impedendo, se possibile, che riprendessero terra nel loro campo trincerato. Ripeto questa frase: distruggere le navi ateniesi, impedendo, se possibile, che riprendessero terra nel loro campo trincerato al Dascon, come abbiamo ricordato. Utilizzarono quindi triremi modificate, soprattutto nella parte prodiera. Le triremi presentavano le prore accorciate e più massicce. Le prue inoltre avevano applicati grossi orecchioni ai quali erano aggiunti dei puntelli che andavano fino ai fianchi, quasi 6 cubiti dentro e fuori, una misura che corrisponderebbe più o meno a un nostro 240-250 centimetri, 2,5 metri, diciamo.
La tipologia di queste navi riproduceva quella delle navi corinzie che avevano combattuto poco tempo prima contro gli ateniesi nella battaglia di Naupatto. È probabile che la linea ateniese sia risultata un po' più ampia e più estesa di quella siracusana, appunto perché gli ateniesi e i loro strateghi volevano che le navi avessero più spazio per manovrare in velocità e sfuggire al contempo all'attacco frontale di rostro da parte delle navi siracusane. Per quanto, ripeto, la limitata estensione del porto, che allora era forse anche più piccolo di quanto non sia oggi, impedisse manovre a largo raggio a formazioni di una certa consistenza numerica, quali erano le squadre ateniesi che partecipavano allo scontro. Gli ateniesi in realtà godevano di una piccola superiorità numerica, 86 contro 76 triremi, ma è chiaro che questa superiorità numerica in uno scontro atipico come quello dentro le acque del porto di Siracusa molto spesso, anzi, non fu di vantaggio in questa occasione e non lo fu neppure nel secondo scontro che avvenne qualche giorno dopo. Noi di questa battaglia in realtà non conosciamo niente, cioè non conosciamo le modalità d'attacco, cioè i modi con cui le flotte presero posizione durante l'avvicinamento e al momento dello scontro. Sappiamo solo che a un certo punto Eurimedonte, che comandava, come sappiamo, l'ala destra degli ateniesi, compie una manovra di aggiramento classica nella tattica della marineria ateniese, ma che si rivelò nelle circostanze di luogo un gravissimo errore. E se si aggiunge che forse mancò la coordinazione con le altre squadre che formavano la linea ateniese, si capisce perfettamente perché questa manovra fu un grave errore e condusse la squadra di Eurimedonte verso il disastro. Eurimedonte tentò di aggirare la squadra di Agatarco che teneva l'ala sinistra dello schieramento siracusano. E quindi è chiaro che, guardando la città di Siracusa dalla parte del Tempio di Giove, la squadra di Eurimedonte allargò verso la zona dove c'è la fontana Retusa e poi naturalmente il lungomare della cosiddetta Marina, insomma dal lato del castello Maniace. Allargò perché sua intenzione era sfilare tra Agatarco e le mura della città, avvolgere le navi ateniese e colpirle o di fianco o sul rovescio. Probabilmente Agatarco, che aveva una grossa esperienza però marinara, non si fece sorprendere, ma invece manovrando per linee interne cominciò a tagliare la strada con le triremi al contingente di Eurimedonte. Cioè, mentre Eurimedonte percorreva la circonferenza, Agatarco camminava con le sue navi lungo la corda e allora costrinse Eurimedonte ad allargare troppo con le sue navi, andare a sfiorare le palizzate dell'arsenale dei siracusani e non avere più la possibilità di rientrare verso il centro del porto. Il risultato fu che la squadra di Eurimedonte andò ad arenarsi in una zona che da Tucide viene indicata con l'espressione «en coilo kai miucho tu limenos», liberamente nella parte più interna del porto. Zona che Polacco e Mirisola, in un loro interessantissimo libro, identificano nello specchio d'acqua antistante l'idroscalo e i pantanelli un poco più ad ovest della banchina Sant'Antonio nel porto di Siracusa. In seguito a questa azione Eurimedonte perde alcune navi,
per la precisione 7. Non si trattava in verità di un disastro irreparabile, però l'effetto psicologico sul resto delle navi ateniesi impegnate nello scontro fu notevole. Infatti, quando visivamente gli ateniesi si resero conto che la squadra di Eurimedonte si era andata ad arenare, al centro cominciarono a cedere. Già il centro soffriva la pressione dei siracusani e quindi nel momento in cui il centro e l'ala destra erano in difficoltà, anche l'ala sinistra degli ateniesi indietreggiò molto velocemente, sicché le navi ateniesi dell'ala sinistra vennero ad arenarsi nella spiaggia nei pressi del Dascon, al di fuori alcune del campo trincerato, in una zona che da Tucidide viene chiamata Chele. Questa chele è stata identificata in una punta rocciosa tra Punta Calderini e Faro Calderini, che ha un fronte a mare di circa 500 metri e nella quale forse poteva esistere un argine o una diga con terrapieno a difesa di qualche piccolo porto per i collegamenti con l'Olimpieion e la Polichna. Gilippo attaccò queste navi che si erano arenate, però la sua azione fu bloccata da un intervento molto deciso di alcuni contingenti etruschi che erano alleati degli ateniesi e che appunto tenevano le posizioni a nord del Dascon. L'azione di contrasto e di sbarramento degli etruschi fu estremamente efficace. E i siracusani, che forse avevano attaccato con un numero insufficiente di uomini, furono costretti a indietreggiare e a gettarsi nella palude Lisimelia, che appunto si trova a nord del Dascon. Le perdite siracusane nello scontro furono molto modeste, mentre quelle ateniesi, secondo la testimonianza di Diodoro Siculo, risultarono gravi. Avevano perso in totale 18 triremi, numero che è forse comprensivo delle 7 triremi perse da Eurimedonte, e non meno di 2.000 uomini, tra marinai e fanti imbarcati. Certamente la battaglia navale era stata appannaggio dei siracusani, anche se in maniera non decisiva. Invece gli ateniesi, siccome il giorno precedente avevano ottenuto un piccolo successo tattico in Contrada Fusco e gli etruschi avevano anche battuto i siracusani nello scontro a nord del Dascon, le due parti elevarono un trofeo a testimonianza delle vittorie rispettive conquistate. Ma certamente lo scontro navale aveva un'importanza ben maggiore. Dopo di esso, la condizione dei siracusani, sia tattica che psicologica, era molto migliorata. La condizione degli ateniesi era invece peggiorata di molto. Non tanto per i numeri delle navi a disposizione, quanto per un cedimento dello spirito combattivo, delle ciurme dei soldati, che è fattore non secondario nelle battaglie e che, ovviamente venendo a mancare, determina molto spesso il crollo di eserciti anche superiore di numero e di mezzi. Il risultato fu che i siracusani erano padroni del porto e quindi pianificarono le operazioni navali in vista di un secondo e questa volta, nelle intenzioni almeno dello Stato Maggiore siracusano, definitivo scontro. La prima operazione che portarono a termine fu quella di sbarrare con delle catene l'imboccatura del porto, che ha la luce intorno ai 900 metri, 901 chilometro. E sbarrarono l'imboccatura del porto ancorando triremi, zattere e battelli vari messi di traverso
in modo da formare una specie di ponte, legati fra loro con catene di ferro e con tavole gettate come passerelle tra uno scafo e l'altro. L'operazione di sbarramento durò 3 giorni. Fu un'operazione molto rapida e certamente bisogna fare le lodi a quello che potremmo chiamare il genio navale siracusano per essere stato in grado, in un periodo così breve, di organizzare uno sbarramento abbastanza resistente all'imboccatura del porto, combattendo anche contro le correnti all'ingresso e in uscita dal porto. Gli ateniesi convocano il consiglio di guerra, convocando anche ufficiali inferiori, quindi la cosa è indicativa della paura e del panico già che si diffonde fra l'armata ateniese, e considerano la scarsezza dei viveri, le difficoltà dell'approvvigionamento, dato che avevano commesso un altro errore grave, quello di comunicare alla base logistica di Catane, alla metà di agosto, di non mandare più rifornimenti perché naturalmente la partenza era imminente. Presero quindi le seguenti contromisure: abbandonare del tutto il campo del Fusco, tenuto ormai da pochissimi uomini, e raccogliere tutta l'armata ateniese al campo del Dascon, in modo da avere tutti i soldati sotto mano, imbarcare grosse quantità di fanterie sulle navi e affrontare lo scontro navale. In caso di vittoria, l'intendimento era puntare su Catane, in caso contrario, stranamente, si decise di incendiare le navi e marciare via terra verso qualche zona amica, greca o barbara. Gli ateniesi compiono uno sforzo straordinario. Armano 110 triremi in 3 squadre di poco meno di 40 navi ciascuna. Mettendo in mare così gran numero di scafi, ottengono una superiorità netta sui siracusani dell'ordine di 1,4 rispetto ad 1, quasi 1,5. Ma come abbiamo visto anche nella precedente battaglia, non sempre il numero delle triremi in uno spazio angusto era di per sé elemento valido per la vittoria. Si imbarcarono marinai, opliti, arcieri in un numero enorme, probabilmente 60-70 persone per nave, sicché sui ponti di ciascuna trirene ateniese si potevano vedere tra i 70 e gli 80 soldati. Nietzsche aveva capito infatti che non si trattava di una battaglia navale, ma di una battaglia di fanteria organizzata sui ponti delle varie navi. La mattina del 6 settembre del 413 cominciò la dislocazione delle forze per la battaglia, la più grande battaglia della campagna siciliana. Demostene, Menandro e Eutidemo si diressero verso l'imboccatura del porto per forzare il blocco e uscire in mare aperto. Quindi l'intendimento tattico degli ateniesi è uscire dal Dascon, virare verso destra rispetto al Dascon, cioè dire verso Levante, e lì dirigersi con tutta la forza d'urto della flotta contro lo sbarramento del porto per sfondarlo. La flotta siracusana, al comando dei 3 ammiragli, Sicano, Agatarco e Pitene di Corinto, si mosse con 76 triremi, come nella precedente battaglia. Anche la flotta siracusana era organizzata in 3 squadre,
Gli ateniesi, al canto del Peana, ci dice Tucidide, muovono verso lo sbarramento e lo investono con violenza. Gli ateniesi quindi uscirono dal Dascon, puntarono verso est, verso l'uscita del porto e tentarono di investire lo sbarramento dei siracusani, specialmente nella parte centrale, dove era stata lasciata una bocca di ingresso che venne difesa probabilmente con una catena. Arrivarono ad una velocità sostenuta, io reputo tra i 7 e gli 8 nodi, perché avevano avuto più di 1 chilometro per lanciarsi in questo attacco. E quindi lo schieramento di 110 triremi che muovono verso lo sbarramento siracusano certamente destò molte preoccupazioni nei soldati che difendevano lo sbarramento stesso. Però la manovra non sorprese la flotta siracusana. Infatti, mentre gli ateniesi arrivano sul posto dello sbarramento e cominciano a smantellarlo, cercando anche di guadagnare il mare libero, la flotta siracusana che proveniva dall'arsenale si lancia lungo la distesa del porto per aggredire la flotta ateniese, che certamente non è schierata per riceverla, ma è piuttosto impegnata nell'opera di demolizione. Alcune navi ateniesi addirittura riescono a raggiungere il mare aperto, ma la flotta siracusana, sopravvenendo in pochi minuti in realtà, io penso che anche la flotta siracusana al centro del porto abbia raggiunto la velocità di 7-8 nodi orari e quindi in capo a pochi minuti abbia raggiunto la zona dello sbarramento. Investe con tutta la potenza dei rostri la flotta ateniese concentrata in quel piccolissimo specchio d'acqua, una squadra navale siracusana riesce a uscire in mare aperto, riavvolge le navi ateniesi e comincia a farle rientrare verso il porto. La battaglia quindi si svolse al di qua e al di là dello sbarramento, una parte in mare aperto, una modesta parte, e invece la più grande parte della battaglia si svolse all'interno del porto. Se noi pensiamo che si trattava di 190 triremi impegnate nello scontro, con precisione 186, e se pensiamo che una trirema era lunga all'incirca 35 metri, ci rendiamo conto come in una luce che certamente non avrà impegnato tutti i 1000 metri dell'imboccatura del porto, si trovarono aggrovigliate 190 navi. Non c'era più schieramento, non c'era più tattica, c'era semplicemente la forza bruta del rostro che privilegiava le navi siracusane, che erano state adattate proprio per questa funzione, e invece svantaggiava molto le navi ateniesi, che erano navi naturalmente veloci, sottili, adatte alla manovra in mare aperto. E sarà stato uno spettacolo straordinario anche per i siracusani, dalle mura osservare queste navi piene di uomini sui ponti affrontarsi in un Quando le frastuono navi infernale. Arrivavano a distanza di tiro, oggi si direbbe a contatto balistico, cominciava il tiro dei frombolieri, dei tiratori di giavellotto e degli arcieri. Anche in questo caso i siracusani ebbero un'idea geniale. Su consiglio di Aristone di Corinto, privilegiarono i frombolieri, i cui proiettili erano meno influenzati dal rollio e dal beccheggio delle navi, al contrario invece delle frecce, degli arcieri e soprattutto del giavellotto, la cui traiettoria poteva essere incerta e quindi risultare di efficacia praticamente nulla. Quando le navi arrivavano poi a contatto, avveniva l'arrembaggio e venivano a scontrarsi le truppe di fanteria che stazionavano sui ponti. Probabilmente gettavano anche delle passerelle, ma comunque si trasformò in una lotta di fanteria sui ponti. Non aveva niente della battaglia navale. E in questo scontro certamente gli ateniesi erano sfavoriti,
e i siracusani erano favoriti. Nessuna tattica era possibile, abbiamo detto, e quindi è chiaro che lo scontro si svolse nella più grande confusione, quando addirittura tra urla, urti di scavi, rullo di tamburi, grida dei feriti, eccetera, eccetera, neppure gli ordini potevano essere recepiti in maniera corretta, e tutto naturalmente si svolse nella più grande confusione, nella più grande anarchia. In un combattimento di questo genere non c'era un fronte, non c'era una manovra, una nave nemica affrontava un'altra nave, ma al contempo doveva difendersi da un'altra. Andava per speronare una nave avversaria e invece subiva letale l'attacco di fianco del rostro di una nave nemica che sfasciava completamente la nave e condannava a morte molta parte dell'equipaggio. Gli ateniesi non tentarono, non riuscirono, non vollero, per insufficienza dei comandi o per panico dei marinai imbarcati, degli ufficiali imbarcati, a riordinare le loro squadre, sganciarsi dalla flotta siracusana e tentare di dare una parvenza di manovra allo scontro navale. Rimasero intrappolati quindi in quello spazio angusto dell'ingresso del porto, in condizione di chiara inferiorità tecnica, dalla quale non potevano uscire se non sconfitti. L'esito rimase per qualche tempo incerto, in verità. Vero che i siracusani avevano più efficaci mezzi di offesa, ma le navi ateniesi erano un po' più numerose e quindi, per quante ne venissero affondate, ce n'era sempre un buon numero ancora in grado di affrontare il nemico. E con tutto ciò è probabile che nella confusione alcune triremi ateniesi non siano mai riuscite a venire in contatto col nemico, rimanendo tagliate fuori dalla massa proprio delle navi ateniesi che premevano contro lo sbarramento. Quindi in realtà non tutte 110 le navi parteciparono allo scontro, ma possiamo pensare che almeno il 10-15% delle imbarcazioni ateniesi rimase all'esterno a girare, a tentare un varco che non trovarono, senza poter quindi dare un aiuto tangibile ai propri compagni. C'è anche un effetto coreografico. Lungo le mura di Siracusa, sugli spalti era schierata la popolazione siracusana. Di fronte, nella zona del Dascon e ancora un po' verso nord, verso l'Anapo, erano schierate le fanterie ateniesi, schierate lì appunto per recuperare eventualmente dei naufraghi e per impedire ai siracusani un attacco contemporaneo nei confronti del campo trincerato del Dascon. Questi spettatori di questo scontro navale sottolineavano, ora con applausi, ora naturalmente con grida di lamento e di recriminazione, con grida di gioia o con lamenti di scoramento, le varie fasi della battaglia. Ad un certo punto le formazioni ateniesi si disuniscono completamente e a questo punto i siracusani li travolgono del tutto. Mentre gli ateniesi iniziano una ritirata verso il campo trincerato del Dascon per mettersi al sicuro al di là della palizzata che difendeva appunto il campo trincerato, i siracusani si lanciano all'inseguimento. Gli ateniesi raggiungono il campo, soldati e marinai si precipitano in preda al terrore e al panico dentro il campo, portandovi ulteriore confusione. Fortuna che i reparti che si trovavano sulla terraferma e forse alcuni anche di quelli imbarcati che riuscirono a trovare coesione, per quanto col morale
ovviamente a terra per la sconfitta subita, cercarono di salvare, come si dice in queste occasioni, il salvabile. Tucidide fa un'osservazione in parte amara e in parte ovviamente obiettiva, come nel suo stile, osservando in questa occasione che i Corinzi, insieme con i Siracusani, avevano fatto agli Ateniesi quello che 12 anni prima gli Ateniesi avevano fatto ai Lacedemoni, a Pilo e a Sfacteria, quando gli Ateniesi avevano imbottigliato il fiorfiore dell'esercito spartano, gli Spartiati, proprio per consiglio di Demostene, lo stratego siracusano che ora stava combattendo qui a Siracusa contro i Siracusani. La flotta ateniese perse all'incirca 60 navi e certamente alcune migliaia di rematori. Ora è probabile che molti rematori siano salvati a nuoto, e così anche marinai, ma certamente ad esempio gli Opliti, armati di corazza eccetera eccetera, annegarono in gran numero, come degli altri soldati sui ponti, ma anche molti marinai dovettero annegare. Quindi noi possiamo calcolare che alcune migliaia di ateniesi trovarono la morte all'imboccatura del porto di Siracusa. Le perdite siracusane furono in realtà molto modeste. Persero 8 triremi, 16 vennero gravemente danneggiate. In totale quindi 24 triremi erano fuori combattimento. Agli Ateniesi rimanevano 50 navi, ai Siracusani 52, avevano 52 navi. E quindi diciamo che l'equilibrio, come numero di navi, era perfettamente alla pari. Si sarebbe potuto anche tentare un'altra sortita, come Demostene consigliò, cioè dire un attacco di sorpresa ancora l'indomani contro lo sbarramento. Ma il morale degli Ateniesi era veramente distrutto. Tra l'altro forse si rendevano conto degli errori che avevano commesso nell'attaccare in forza lo sbarramento, mentre avrebbero dovuto con una parte delle forze attaccare lo sbarramento, ma con una parte della flotta affrontare la flotta siracusana che sopravveniva. Era un disastro completo. La flotta perduta, il rimanente chiuso dentro il porto senza possibilità di uscita, marinai scoraggiati, soldati scoraggiati, panico fino al limite della irrazionalità, tutte condizioni che prepararono poi la disfatta dei degli Ateniesi nella ritirata che sarebbe cominciata da lì a qualche giorno. Gilippo si era reso conto che gli Ateniesi erano ridotti allo stremo, non delle forze, ma dello spirito combattivo, e tuttavia da esperto generale non tentò l'assalto al Dascon, perché gli sapeva perfettamente che di lì a qualche giorno il Dascon sarebbe caduto e sarebbe stato preso senza perdere neppure un soldato. Certamente in quei giorni al campo ateniese nessuno dormì. Nel corso di un movimentatissimo consiglio si presero le decisioni che bisognava naturalmente prendere. E mentre Demostene, come ho già accennato, era dell'opinione di attaccare l'indomani con le 50-55 navi superstiti, ancora lo sbarramento, tentando di sorprendere i Siracusani e potendo combattere ancora alla pari, i marinai, perdutisi d'animo, si opposero
E quindi venne votata la risoluzione di incendiare le navi e iniziare una ritirata per terra che avrebbe dovuto portare da qualche parte gli ateniesi presso un paese amico, o sicilioita o barbaro. Per un inganno ordito da Ermocrate, la ritirata fu, fu ritardata. Per un inganno ordito da Ermocrate, la ritirata fu ritardata di qualche giorno, il che permise ai siracusani di disporre nei punti di passaggio attraverso i quali gli ateniesi avrebbero dovuto superare le difficoltà del territorio, una serie di pattuglie e di reparti tendenti ad avvistare gli ateniesi e eventualmente a ritardarne la marcia. La marcia ateniese si volse prima in direzione nord-ovest, forse perché Nice voleva puntare su Catane. In realtà poi gli ateniesi vennero bloccati nella battaglia della Craion Lepas, una località che si trova non molto distante da Floridia e da Solarino, e da lì, seguendo la Pedemontana, tornarono indietro fino all'abitato moderno di Fontane Bianche, da cui imboccarono poi la strada verso sud per raggiungere il paese dei Siculi, il cui aiuto, per la verità, tardò a venire, anzi, non venne mai. Dopo una marcia angosciosa, durante la quale Demostene, bloccato con il suo corpo d'armata alla fattoria di Polizelo, nella zona antistante il moderno ippodromo, subì una disfatta completa con la resa di oltre 6.000 uomini, Nicia con la sua armata supera il Cachiparis, cioè dire il Cassibile, punta verso sud, ma poi questa ritirata non viene proseguita con la dovuta velocità. Si ferma in vicinanza del fiume Assinaro, sulla cui identificazione permane ancora qualche dubbio, anche se in maniera convincente di recente il professor Polacco e Mirisola hanno identificato il fiume con il Gioi Laufi, e lì, nel corso di una battaglia di annientamento condotta mentre gli ateniesi scendono lungo il vallone del fiume, l'armata ateniese viene completamente distrutta, Nicia viene catturato. Dei circa 40.000 uomini che avevano iniziato la ritirata, prima verso nord-ovest, in direzione di Catania o di Acrai, ripeto, e poi di ritorno da ovest verso est e quindi verso sud, di questi 40.000 moltissimi morirono, moltissimi furono fatti prigionieri e furono chiusi nelle latomie per tempi abbastanza lunghi, prima di essere venduti come schiavi quelli che non morirono, e solo pochi di tanti che erano riuscirono a ritornare in patria in maniera quasi miracolosa. E così naufragava con la distruzione completa nell'armata, proprio naufragava nel sangue, questa spedizione contro Siracusa, che è un esempio limpido dell'imperialismo espansivistico a cui l'Atene democratica aveva legato i suoi destini.